Siamo di nuovo qui a parlare del piano straordinario di assunzioni per il prossimo anno, perché in questi giorni tutte le sedi Gilda sono state subissate da telefonate, da richieste da parte dei colleghi precari che sono molto spaventati e disorientati rispetto appunto alle procedure e alle modalità in cui questa fase nazionale prevista dal piano di assunzioni straordinarie verrà appunto svolta. C'è tanta paura di diciamo, dover in qualche modo spostarsi da una parte all'altra dell'Italia, tanta paura che se non si presenta la domanda, quindi di essere totalmente esclusi per sempre da qualsiasi tipo diciamo, di assunzione per i prossimi anni. Il Ministero, diciamo, anche se noi abbiamo sollecitato più volte un intervento chiarificatore, fino adesso non si è mai pronunciato e ha solo promesso che entro breve emanerà alcune FAQ per rispondere appunto a domande più solite. Il problema è che il 28 si apre questa fase della possibilità di poter fare domanda, il 28 luglio e il 14 agosto, e quindi effettivamente le richieste da parte dei colleghi legali sono importanti. Noi chiaramente non possiamo essere noi a dover dare le risposte ufficiali e quant'altro, perché queste risposte devono venire dal Ministero. Quello che possiamo fare è cercare di vedere all'interno della legge 107 approvata dal Parlamento qualche settimana fa cosa si dice al riguardo. Si dice appunto, cosa nota, chiara e certa, è che per poter accedere alla fase nazionale, quindi per poter andare a occupare i posti residuati dopo la fase A0 e la fase 1 e poter poi prendere una nomina giuridica legata all'organico di potenziamento, occorre fare una domanda. In questa domanda occorre inserire in ordine di preferenza tutte le province d'Italia, nessuna esclusa. E quindi questa è l'unica cosa certa di cui si sa. Le domande più solite sono: se io non faccio domanda, che succede? E se faccio domanda e mi danno una sede che non mi piace, una provincia che non mi piace, che succede? Vediamo cosa dice la legge. La legge al comma 102 dice molto chiaramente che chi farà domanda e venisse individuato dal sistema, diciamo, avesse la nomina in una provincia qualunque, ha 10 giorni di tempo per accettare o per rifiutare tale nomina. Se rifiuta la nomina, perché è troppo lontano per vari motivi, è molto chiaro questo comma, dice che questo precario verrà cancellato dalle graduatorie e non potrà avere nessun'altra nomina all'interno del piano straordinario di assunzioni. Il comma 105 riguarda appunto le graduatorie esaurite, perché il problema è cancellate da quali graduatorie? Da quelle nazionali, provinciali o da quelle dalle GAE in cui è inserito in partenza? Il comma 105 parla molto chiaramente dicendo che le GAE non esaurite mantengono tutta la loro efficacia per quanto concerne gli anni successivi. Quindi le uniche GAE che verranno eliminate sono quelle che nel corso di queste nomine verranno esaurite. Il comma 109 va oltre il piano straordinario di assunzioni e dice che a partire dal prossimo anno, quindi dal 2016-2017, l'accesso ai ruoli avverrà mediante concorso ordinario. Con una novità rispetto al passato, per chi aveva il titolo di sostegno faceva un concorso normale e col titolo veniva inserito in un elenco a parte per il sostegno. Invece nel comma 109 c'è scritto che anche per il sostegno ci sarà una procedura concorsuale ad hoc e quindi per poter insegnare sostegno occorrerà fare un concorso specifico per il sostegno. Ma al punto C del comma 109 c'è scritto molto chiaramente che le GAE che saranno ancora in piedi, quindi quelle non esaurite, continueranno ad avere valore e varrà l'articolo 399 del testo unico, che è l'articolo in cui si prevede che le assunzioni vengano fatte al 50% attraverso la procedura concorsuale ordinaria e al 50% attraverso appunto le graduatorie ad esaurimento. Quindi se proviamo a ragionare con un po' di logica, tirando le somme dalla lettura di questi articoli di legge,
ci sembra di poter affermare che coloro che presenteranno domanda per la fase nazionale e dovessero decidere di non accettare la nomina in una provincia a loro non gradita, a nostro parere saranno cancellati soltanto dalle graduatorie della fase nazionale e provinciale, ma continuano ad essere inseriti nella GAE di provenienza. Allo stesso modo, chi non volesse presentare domanda per paura, perché non vuole assolutamente spostarsi dalla propria provincia, non parteciperà assolutamente alla fase nazionale del piano straordinario, ma l'anno prossimo potrà di nuovo far valere il suo punteggio e la sua posizione all'interno della provincia in cui appunto è inserito, cioè manterrà a partire dal prossimo anno il diritto a concorrere al 50% dei posti disponibili per le nomine ruolo. Chiaramente questa è la nostra interpretazione e il governo, il ministero, deve assolutamente quanto prima dire appunto cosa intende fare, se queste affermazioni sono confermate oppure no, in modo tale che tutti i colleghi precari possano decidere in maniera autonoma e insomma puntuale cosa fare nel prossimo futuro. Cioè, è caso di dire, Mium, se ci sei, batti un colpo.